Coronavirus, anche la Basilicata, la conferenza Stato-Regioni e poi il Vademecum per applicare correttamente l'ordinanza di Bardi. Ancora coronavirus, la presidente dell'Ordine degli Psicologi della Basilicata, prevalga il senso civico di responsabilità. Al via Matera la raccolta differenziata, dal 27 febbraio la distribuzione dei kit ai cittadini. Ultimo giorno di carnevale, le iniziative a Potenza e a Matera. Ben ritrovati in studio. Come dicevamo, ancora aggiornamenti sul coronavirus. Il governo al completo nella sede della Protezione Civile per la prima riunione del comitato permanente tra ministri e governatori delle regioni per fronteggiare l'emergenza coronavirus. Al tavolo anche il commissario Borrelli, mentre i governatori sono collegati in video. Sentiamo. Nella sede della Protezione Civile c'è l'esecutivo al gran completo per la prima riunione del comitato permanente tra ministri, capo dipartimento Borrelli e governatori collegati in videoconferenza. Giuseppe Conte si dice fiducioso perché tutti i presidenti si sono dimostrati disponibili alla collaborazione e annuncia inoltre che sono allo studio misure per reagire all'emergenza economica. Facendo sistema, promette, offriremo una risposta anche sul piano economico incredibile. Su questa linea però c'è da registrare la dissonanza di Forza Italia, espressa dal vicepresidente Tajani che in conferenza stampa illustra le proposte del partito per contrastare gli effetti negativi della diffusione del virus sull'economia. Siamo contrari a qualsiasi ipotesi di commissariamento o di sottrazione di poteri delle regioni, afferma. Serve una fase di collaborazione e non di scontro. Vero è che in Basilicata il presidente Bardi, voluto proprio da Berlusconi, ha aggiustato il tiro della criticata ordinanza il cui testo definitivo, spiegato anche con un videomessaggio, è ora indirizzato ai soli studenti residenti in Basilicata che rientrano dal Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Liguria e Friuli, o che vi abbiano soggiornato negli ultimi 14 giorni, che dovranno comunicare la propria presenza ai competenti servizi di sanità pubblica per l'adozione delle misure di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. La Puglia invece si è mobilitata con il presidente Emiliano che insieme al capo dipartimento Montanaro e al dirigente della Protezione Civile l'Erario ha partecipato in videoconferenza alla riunione del tavolo nazionale di Protezione Civile. Inoltre il presidente pugliese ha riunito il comitato regionale congiunto dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta per coordinare al meglio il lavoro e lo scambio di informazioni. Lavoro concretizzato anche sul fronte della corretta informazione ai cittadini, con l'apertura sul portale istituzionale di una sezione dedicata al coronavirus per offrire ai pugliesi un punto di riferimento ufficiale con le informazioni in tempo reale. Intanto, sul fronte scolastico, il ministro dell'istruzione Azzolina è costretta nuovamente ad intervenire per smentire le fake news che circolano ancora in queste ore. Sono costretta a ripeterlo, afferma in un messaggio. In questa fase alimentare false notizie sulla chiusura delle scuole è dai responsabili. Le decisioni vengono prese e comunicate dalle autorità competenti. Quindi il consiglio è questo: ascoltare solo le fonti ufficiali. E intanto i sindaci che ieri hanno partecipato a Matera al Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica per l'esame delle problematiche connesse al coronavirus sono ancora in attesa della circolare esplicativa che dovrebbe garantire la corretta applicazione dell'ordinanza firmata dal governatore Bardi, l'ultima in ordine cronologico rivolta agli studenti che vivono fuori regione e alle loro famiglie. In questo modo anche i sindaci della provincia materana potranno garantire che la stessa venga rispettata nel migliore dei modi. La regione avrebbe dovuto già in mattinata diffondere il vademecum richiesto dai sindaci che adesso sollecitano chiarezza. E a proposito dei sindaci, abbiamo sentito la voce del presidente regionale dell'ANCI e anche quella del sindaco di Matera, con le quali vi mostreremo un approfondimento alla fine di questa edizione del telegiornale. Rimaniamo ancora sul tema perché gli effetti del coronavirus sono anche sul trasporto pubblico. Per effetto del coronavirus nel settore trasporti si inizia a registrare un inevitabile calo della domanda. Molti autobus in arrivo a Matera dalle regioni rosse, dove sono stati registrati i primi casi, risultano semivuoti. A bordo soprattutto alcuni studenti che a causa della chiusura di alcune università del nord hanno deciso di fare rientro a casa muniti di mascherina. Scelta che ben rappresenta il clima di forte preoccupazione registrato nel settentrione d'Italia in particolare.
L'improvvisa diffusione nelle ultime ore del Covid-19 ha comportato anche l'adozione di misure urgenti per contenere il contagio. La situazione risulta in costante evoluzione, così anche i provvedimenti che vengono adottati dal governo e dalle singole regioni. Il Consiglio dei Ministri, a livello più complessivo e generalizzato, ha deliberato a scopo precauzionale la sospensione delle gite scolastiche, dei viaggi di istruzione e delle uscite o progetti di scambio e gemellaggio, fino al 15 marzo per le scuole di ogni ordine e grado. Possono essere previsti in tal senso la chiusura di servizi pubblici essenziali, compresi i servizi di trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano. Tutto questo potrebbe mettere a dura prova un intero settore. L'ANAV, l'Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori, pertanto chiede maggiore attenzione per le aziende associate. Il nostro settore, con quelle ordinanze che stanno facendo i vari governatori, rischia di andare in crisi in un secondo, perché la gente ovviamente ha paura e conseguenzialmente può mettere a pieno rischio l'intera categoria. È un problema ora più psicologico da un lato, ma dall'altro magari anche reale, ma non essendo noi le persone che possono esprimere la gravità del fenomeno, quindi siamo in attesa. Se lasciamo libera ogni singola regione di intraprendere queste iniziative così spot e più giornalisticamente di folklore, rischiamo di fermare poi l'intera economia, senza magari per ora esserne realmente colpiti. Chiesti inoltre interventi specifici di sostegno economico-finanziario che possano aiutare le imprese ad assorbire l'inevitabile calo della domanda che ha già iniziato a registrarsi. L'associazione ha già interessato il ministro al ramo Paola De Micheli, evidenziando le ricadute economiche e organizzative che i provvedimenti adottati, specie se non ponderati, potrebbero avere sul settore. C'è intanto anche a Matera la corsa all'acquisto delle mascherine, prese d'assalto le farmacie della città già dallo scorso sabato mattina. Preferiscono non rilasciare dichiarazioni i farmacisti, ma confermano tutti che sono aumentate in maniera esponenziale le richieste di mascherine e di disinfettanti istantanei per le mani, già in esaurimento scorte. I cittadini preoccupati per l'emergenza coronavirus provano a tutelarsi dal rischio di eventuali contagi. Interviene anche Confesercenti Matera, che condivide le preoccupazioni. La giunta della Confesercenti provinciale di Matera, nella riunione di lunedì, ha condiviso le parole della presidente della Confesercenti nazionale, Patrizia De Luise, molto preoccupata della situazione in cui versa il paese a seguito dei focolai da coronavirus. In questa situazione, la giunta provinciale, è precisato in una nota, dichiara la massima collaborazione alle autorità e amministrazioni e anche il massimo supporto alle imprese locali. Si tratta senz'altro di una fase nuova e difficile che da subito sta dando preoccupazioni alle imprese tutte, che stanno registrando in queste ore mancate consegne di materie prime e prodotti finiti, ma soprattutto disdette a prenotazioni nel settore turistico. Quindi non solo le zone rosse, ma anche tutto il nostro tessuto commerciale e turistico è investito dall'emergenza, i cui effetti speriamo non siano duraturi, altrimenti risulterebbero fatali per la nostra economia. Da qui la preoccupazione della giunta materana di Confesercenti affinché il governo centrale locale tenga in piedi in considerazione il fatto che purtroppo anche il tessuto economico produttivo lucano e dell'intero Mezzogiorno sta subendo gravi ripercussioni dall'emergenza sanitaria prodotta dal coronavirus e che pertanto si rende necessario valutare anche per la restante parte del paese misure riguardanti le moratorie per i pagamenti su mutue, utenze e contributi, ma anche aperture sull'estensione delle misure di sostegno dei lavoratori dipendenti ad autonomi e microimprese. Insomma, la vicenda internazionale sul coronavirus, che riguarda ora anche l'Italia, sta mettendo tutti a dura prova, lo ha dichiarato la presidente dell'Ordine degli Psicologi della Basilicata, Luisa Langone. E in virtù di questo passaggio storico e sociale così complesso, risulta fondamentale avere una chiara consapevolezza e percezione del rischio, senza allarmismi e reazioni inutili. Basta seguire le indicazioni che ci giungono dal Ministero della Salute e ripristinare un atteggiamento quanto più possibile
possibile equilibrato e razionale, in cui ognuno faccia prevalere il senso civico e la responsabilità per sé e per gli altri. Utilizzare una comunicazione efficace che riporti le informazioni in maniera descrittiva risulta sicuramente proficuo per evitare ulteriori dinamiche psicologiche legate al panico e alla fobia. Così ha concluso la dottoressa Langone. E adesso voltiamo pagina, passiamo alla cronaca. I vigili del fuoco di Potenza, intorno alle 8:40 di questa mattina, sono intervenuti nel rione Poggio Tregalli per l'incendio di una condotta del gas. Da quanto si è appreso, una ditta incaricata per alcuni lavori durante le operazioni di scavo ha rotto accidentalmente una tubazione, provocando la fuoriuscita di gas che subito dopo si è incendiato. Grande spavento tra i residenti, i vigili del fuoco, giunti sul posto con un'autopompa e un'autobotte e 7 uomini, hanno provveduto allo spegnimento dell'incendio e alla messa in sicurezza dell'area interessata, permettendo così al personale dell'Italgas di effettuare le operazioni di ripristino della condotta. Sul posto anche la Polizia di Stato e la Polizia locale. A Matera, al via la raccolta differenziata, dal 27 febbraio la distribuzione dei kit ai cittadini. Inizia la distribuzione dei kit per la raccolta differenziata dei rifiuti nei comuni del subambito 1 di Matera e quanto stabilito al termine della riunione della conferenza dei servizi che si è svolta a Matera. La distribuzione dei mastelli avrà inizio secondo il seguente programma. A tricarico dal 27 febbraio, durata prevista di 5 giorni, rimozione dei cassonetti stradali prevista tra il 2 marzo e l'8 marzo 2020 e l'avvio del servizio a regime sarà dal 16 marzo 2020. A Ferrandina dal 2 marzo, durata prevista 10 giorni, la rimozione dei cassonetti stradali prevista tra il 13 marzo e il 15 marzo 2020, l'avvio del servizio a regime dal 16 marzo. Per quanto riguarda Matera si inizia dal 2 marzo, la durata prevista è di 50 giorni, l'avvio dai borghi e dalle zone periferiche, attualmente con raccolta stradale, secondo la logica delle aree omogenee, prevista dal progetto e dall'offerta. Il CNS consegnerà a giorni il cronoprogramma di dettaglio. C'è poi Irsina dal 27 aprile, la durata prevista è di 6 giorni, l'inizio delle raccolte è prevista dal 4 maggio. Infine Bernalda dal 4 maggio, durata prevista di 15 giorni, inizio della raccolta dal 19 maggio. La campagna di comunicazione si conformerà al programma di distribuzione dei mastelli e di avvio del servizio. La società incaricata provvederà a definire con i singoli sindaci i giorni, gli orari e i luoghi per gli incontri con i cittadini. Ed ora parliamo dei diritti di genere in Basilicata, perché in questa regione sono rispettati. Bisogna proseguire in questa direzione sulla cultura paritaria, rispetto e inclusione. A dirlo è la consigliera regionale di parità Ivana Pipponzi, a margine del bilancio triennale sulle attività antidiscriminatorie. Un bilancio delle azioni antidiscriminatorie sul territorio lucano e poi quella che è la sua prospettiva. Tre anni di mandato, 2017, 2018 e 2019. La consigliera di parità promuove la parità e le pari opportunità, è quella figura istituzionale cui rivolgersi per appunto denunciare una condotta discriminatoria e andrà a convocare il datore di lavoro tentando di risolvere, mantenendo ovviamente il posto di lavoro, cercando appunto di risolvere transattivamente la controversia. Casi specie che lei si sente di evidenziare per la pubblica utilità? Un buon 80% dei casi li risolviamo transattivamente, riferiti alla mancata conciliazione vita-lavoro, quindi mancata concessione di ad esempio smart working, mancata concessione di flessibilità oraria e anche problematiche legate all'allattamento. Un caso che ci ha interessato, una lavoratrice dipendente di forze armate, un discorso di allattamento non propriamente previsto nella normativa speciale, così come altri casi che sono stati trattati attengono purtroppo ad una piaga che affligge sempre di più le lavoratrici e che attiene alle molestie e alle molestie sessuali sui luoghi di lavoro. La lavoratrice che intendeva dimettersi proprio per sottrarsi alle grinfie, chiamiamo così, di questo molestatore, il suo superiore gerarchico, quindi ha mantenuto il posto di lavoro, il molestatore è stato allontanato, pende un giudizio penale. La Basilicata è al pari di tante altre regioni. Io credo che è importante proseguire sempre in questo senso, intanto diffondendo sempre di più una cultura paritaria, una cultura del rispetto, una cultura dell'inclusione. Anche i datori di lavoro, devo dire, che si stanno sempre di più mettendo, diciamo, in regola.
Il sindaco di Matera, De Ruggeri, esprime immensa soddisfazione per la riapertura della procedura di esproprio finalizzata a restaurare e a restituire alla città della cattedrale rupestre di Matera la chiesa di Santa Maria della Valle. La soprintendenza della Basilicata, spiega il sindaco, ha avviato l'iter espropriativo basandolo sulle risorse che il comune di Matera ha destinato al recupero di questo significativo monumento rupestre utilizzando i fondi messi a disposizione dalla legge 308 del 2015. L'alleanza e il rapporto di collaborazione tra istituzioni come la soprintendenza, l'arma dei carabinieri e il comune di Matera sono stati determinanti per operare una scelta operativa che era diventata non più rinviabile visto lo stato di abbandono in cui versa il bene. Dopo 40 anni di inutili tentativi, quindi, conclude De Ruggeri, si apre oggi concretamente la fase di conservazione e valorizzazione di un patrimonio inestimabile appartenente alla comunità materana. Ed è l'ultimo giorno di carnevale, questa sera il gran finale a Matera, intanto diverse le attività anche durante la giornata e ieri sera. È l'allegra parata per l'ultimo giorno di carnevale. A Matera si continua a festeggiare con sfilate, balli in piazza e il laboratorio di mascherine in argilla. Stai facendo? La maschera di argilla. A cosa ti ispiri? Che tipo di maschera vuoi fare? Tutta piena di forme. Che forme stai usando? I cuori, i fiori, le frecce, un sacco di cose. Ciao, da cosa sei mascherata? Da LOL. E chi è? Diva. Ti stai divertendo a fare queste mascherine? Sì. Da cosa sei mascherato? Batman. Perché hai scelto questo costume? Perché mi piaceva. Cosa stai facendo? Una maschera d'argilla. Da cosa sei mascherata? Da corsara rossa. Era un po' di anni che si era un po' persa questa bellissima abitudine, chiamiamola così, perché alla fine anche noi adulti vorremmo un po' sorridere in questo periodo, quindi i bambini si divertono. E la maschera d'argilla è il simbolo di Matera, nel senso che l'argilla è un materiale che qui viene usato tutti i giorni per fare i nostri simboli, quale il cucù, è la nostra, diciamo, il nostro prodotto artigianale d'eccezione. La festa continua anche oggi. Ieri sera intanto in piazza San Francesco lo spettacolo dei trampolieri e giocolieri e con il balloon art show del microcirco La Caposciuca SD e a seguire lo show musicale della 20th Century Band e ancora lo spettacolo Wascezza della città organizzato dalla società Quadrum con i Ragnatela Folk Band e tanta musica con vari DJ materani. Hai messo la mascherina? Io no? Sono proprio così, sì, ho avuto un problema, diciamo, è una specie di escoriazione, quella che vedi, purtroppo ha prodotto il sole effetti di oggi, effettivamente. È quella, ma stai dicendo un fatto serio, sì? No, è carnevale, stavo parlando così. A carnevale non dire cose serie. Non dire, ogni scherzo vale. Ogni scherzo, se no quelli poi ci credono, capito? In questo periodo è ancora più importante cercare di dare un segnale di allegria e una serata del genere penso sia l'occasione migliore. Parliamo ancora di carnevale. A Potenza, dallo scorso weekend centinaia di persone hanno preso parte al carnevale 2020 della città verticale promosso dal comune con la partecipazione di associazioni e realtà culturali locali. Domenica scorsa la grande parata da piazza Don Bosco al centro storico con arrivo in piazza Mario Pagano tra abiti in maschera, coriandoli e musica. Spazio all'inclusione sociale con la partecipazione di organizzazioni impegnate al fianco della comunità degli ipovedenti e in ambito socio-assistenziale sanitario in ambito oncologico. Oltre alle forze dell'ordine è importante il contributo dei volontari del Corpo Soccorso Emergency e il coinvolgimento anche del liceo Walter Gropius che ha realizzato una figura in cartapesta di Sarachella, la famosa maschera potentina portata in spalla dai volontari dei Falchi della Lucania. Gli appassionati di pattinaggio hanno affollato anche la pista di ghiaccio realizzata in piazza e che rimarrà in funzione fino al 15 marzo. Letture e commenti di alcuni brani di autori lucani e nazionali nell'ambito del carnevale, curate dal circolo Silvio Spaventa Filippi, in collaborazione con la primaria Rodari dell'Istituto Comprensivo Leopardi. E ancora lezioni teoriche con proiezione di diapositive relative alle origini del carnevale a cura dell'Associazione di Promozione Sociale Archeoworking nel Museo Adam Esteanu. Nel giorno del martedì grasso il termine delle iniziative con il Trucca Bimbi per bambini in piazza Duca della Verdura.
E ieri anche il concerto di Carnevale a Matera per la rassegna Matera in Musica con l'orchestra della Magna Grecia e l'artista internazionale Roger. Non poteva essere che improntato sul samba il concerto di Carnevale dell'Orchestra della Magna Grecia, questa volta con Roger, artista brasiliano di respiro internazionale. Il suo è un samba groovy e con disinvoltura passa dalla bossa nova al samba al reggae, un mix di ritmi che hanno trasportato il pubblico dell'Auditorium Gervasio di Matera. Io penso di portare la più grande ricchezza del Brasile, porto le canzoni di George Ben, di Ari Barroso, le cose più belle del Brasile. Sono qui portando la brasilianità della nostra terra con Alberto Continentino, un grande musicista che suona il basso, e con João Paraíba, che è una leggenda della musica brasiliana, percussionista che ha registrato tutti i dischi di George Ben. Un nuovo programma per l'Orchestra della Magna Grecia, quindi una prima con un artista straordinario, un artista brasiliano, un artista di Rio, accompagnato anche da due turnisti straordinari, turnisti che hanno fatto i dischi della storia del Brasile, quindi una formazione veramente unica per l'Italia. Prima volta in Italia di Roger, con un progetto sul samba con l'interpretazione di samba storici che fanno parte del repertorio brasiliano, ma fanno parte anche del nostro repertorio. Noi li conosciamo per un progetto che era uscito a fine anni 70, era un disco samba dove c'era un medley di tutti questi samba, País Tropical, Zazuela, Taj Mahal, tutti questi pezzi che conosciamo, non sappiamo magari dargli un nome, però ce li abbiamo tutti nell'orecchio. L'omaggio a Walt Disney a Ferrandina con il concerto Fantasia è in onda su TRM Network. Il comune di Ferrandina nel Materano ha celebrato gli 80 anni del celebre film Disney Fantasia con un live concert che ha messo in scena il cartone animato attraverso 8 episodi in una location d'eccezione, uno dei luoghi segreti d'Italia, il complesso monastico di San Domenico. Ad esibirsi Fiati in Fondazione dell'Orchestra Lucana con il pianista Paolo Zanardella e la direzione artistica di Raffaella Lorusso. L'evento rientra tra i 49 progetti speciali sullo spettacolo dal vivo confezionati dal MIBACT in occasione di Matera Capitale 2019. È stato un grandissimo onore, è stato un onore ed un piacere poter ritornare come sempre a suonare in questo bellissimo chiostro, in questa bellissima città che insomma mi vede ospite da alcuni anni. L'orchestra Fiati in Fondazione dell'Orchestra Lucana, della Fondazione Orchestra Lucana, è composta da ragazzi naturalmente tutti della Basilicata, ma quest'anno, in questa particolare occasione, la cosa straordinaria è che ci sono tanti musicisti di Ferrandina, e questo per me è una cosa straordinaria, perché è uno degli obiettivi che avevo in questi 3 anni e ci siamo riusciti con un altro sotterfugio, insomma. Quindi abbiamo tanti musicisti di Ferrandina suonare tutti quanti insieme, e questo per me è motivo di grande soddisfazione. Tutto ciò che si fa mette in mostra la nostra prima opera monumentale, che è questo di San Domenico. Sono certo che non ce ne sono di più belli, almeno nella regione Basilicata, e questo corollario artistico con questa bella coreografia
penso che abbiamo fatto uno spettacolo bellissimo. L'integrale del concerto sarà trasmesso in diretta su TRM H24 al canale 16 del digitale terrestre di Puglia e Basilicata e 519 della piattaforma Sky stasera alle ore 20. Mercoledì 26 febbraio invece alle ore 11 su TRM Art al canale 602 in Basilicata e 296 in Puglia del digitale terrestre e alle ore 15 su TRM canale 111 del digitale terrestre in Basilicata. Nella sala Mandela del comune di Matera è stata presentata in conferenza stampa la prima edizione del concorso letterario e fotografico nazionale Scorza e Mollica, promosso da Slow Food in collaborazione con l'associazione Move Matera ed alcuni panificatori di Matera, con il patrocinio gratuito del comune di Matera e della Camera di Commercio della Basilicata. Il concorso intende raccogliere racconti, fotografie, ricette, poesie sulla più grande ricchezza che la povertà ci ha lasciato, il pane. Il pane è stato la base imprescindibile dell'alimentazione dei nostri nonni, con la varietà di forme di lavorazioni tradizionali che in ogni tempo e in ogni cultura ha caratterizzato questo nutrimento ancestrale. Il concorso è rivolto a tutti i cultori delle lettere e delle arti culinarie, a scrittori, poeti e fotografi esordienti o affermati, italiani o stranieri residenti in Italia e di tutte le età. E ora siamo allo sport. L'Olimpia Basket Matera è stata ospite questa mattina nella sede del Palazzo del Governo di Matera del nuovo prefetto Rinaldo Argentieri. Una visita cordiale e serena a cui hanno preso parte il presidente Rocco Sassone, la squadra al completo, lo staff tecnico e operativo composto dal team manager Cristiano Grappasonni, dal dirigente e accompagnatore Nicola Filazzola, dal responsabile della sicurezza Vito Montemurro e ancora dal medico sociale Paolo Vizziello. Il massimo dirigente biancazzurro ha illustrato al prefetto la realtà dell'Olimpia Basket Matera, società che festeggia i 60 anni dalla sua fondazione, presentando uno a uno i giocatori che compongono il roster. A seguire il capitano Pasquale Battaglia ha consegnato al prefetto Argentieri, a nome del club materano, l'iconica maglietta del club personalizzata con il cognome dello stesso prefetto e il numero 1. Bene, il nostro telegiornale termina qui, questa era l'ultima notizia e vi ringrazio per essere stati con noi. Adesso vi lascio però uno spazio di approfondimento, come annunciato prima, con la voce del presidente dell'ANCI Basilicata e del sindaco di Matera sull'emergenza coronavirus. In attesa che venga formalizzato il vademecum operativo, una consapevolezza. I sindaci sono la prima interfaccia dei cittadini e non mancano le segnalazioni e richieste di informazioni sul censimento. Cosa sta avvenendo oggi? Beh, ieri sera in prefettura abbiamo più o meno tracciato le linee guida per i cittadini e per le cittadine. Al di là del quesito e dello specifico problema degli studenti, per i quali c'è questa ordinanza del governatore della regione che impone la loro quarantena, coloro che rientrano dai territori del settentrione, e la quarantena è solo per gli studenti, non per i familiari degli studenti, tutto il resto è legato alla normalità delle questioni in campo. Se esistono fatti sospetti, occorre che i cittadini devono chiamare il medico di famiglia, che deve fare la prima indagine preliminare per poi trasferire eventualmente, se c'è un sospetto che diventa probabilità, a una operazione di verifica col tampone, e solo dopo, se il tampone ha confermato la presenza del virus, c'è il ricovero. Quindi siamo in una condizione in cui il vertice dell'operazione nelle mani delle ASM e in mano ai medici fiduciari. Quello che manca per Matera, città turistica, è che non abbiamo il relè territoriale sanitario. Ecco perché io ho chiesto, spero che lo accolgano questa mia richiesta, un centralino dedicato H24 in cui il proprietario del bed and breakfast, dell'area di accoglienza
dell'albergo possa subito riferire che nel suo albergo vi è un caso sospetto. In questa eventualità, ma intanto come frenare anche questa preoccupazione che si appoggia legittimamente fra gli operatori del settore rispetto alle misure che in qualche modo possono anche frenare gli accessi ad una città turistica che adesso si sta avviando verso il più delle sue presenze? E va bene, ma questa è la psicosi che invade tutta Italia, tutto il mondo. Noi sappiamo che anche a Venezia, anche nelle altre aree, c'è un crollo di prenotazioni di alberghiere, perché c'è questa epidemia che si sta lentamente trasformando in pandemia, quindi non è che possiamo bendarci. Dobbiamo soltanto evitare che a Matera sorga un caso confermato, perché se sorge un caso confermato scatta il decreto emesso dal Ministro della Sanità, in cui entriamo nel capitolo del cordone sanitario intorno alla città di Matera, con tutte le prescrizioni e le riduzioni di libertà anche dei cittadini rispetto a questo problema. Siamo attrezzati da un punto di vista tecnico e gestionale per una eventuale emergenza? Beh, ieri è emerso che più o meno le ASL sono attrezzate, ma dobbiamo attrezzare i cittadini. I cittadini debbono diventare sentinelle, non debbono essere presi dal panico, debbono vigilare sulla presenza di casi sospetti, che sono semplici: la presenza di una febbre forte, la presenza di un inizio di broncopolmonite o di tosse, che impone subito il richiamo a un medico, che deve definire se quella è una semplice influenza pesante oppure è una coronavirus. E tutto questo lo si può fare solo attraverso una ricognizione, con una ricognizione di un medico che prende i dati di questo malato e li manda di corsa nei luoghi dove viene fatta la verifica e viene fatta l'analisi. Il problema è che il decreto del governo italiano pone il cordone sanitario in presenza anche di un solo caso. Allora noi dobbiamo evitare che nella nostra città sorga questo caso, e dobbiamo evitarlo facendo le sentinelle, coloro che hanno contatti con coloro che vengono dal settentrione d'Italia, coloro che hanno contatto con i turisti, coloro che hanno contatto con i cittadini qualsiasi. Cioè dobbiamo diventare noi vigilanti, perché siamo di fronte a un caso eccezionale e drammatico che non ci deve indurre nel panico, ma deve accrescere la nostra responsabilità di vigilanti della nostra salute e della salute degli altri. Gli elementi per avere questi indizi sono chiari: febbre, tosse, febbre alta, stato di prostrazione, sono tutti gli elementi che inducono subito a chiamare in soccorso il medico di fiducia, se è cittadino lucano, oppure questa struttura esterna, perché ho chiesto che ci sia un centralino di riferimento su cui subito dedicato poter telefonare in tempo reale e ottenere una risposta in tempo reale. Sono giornate impegnative, le informazioni pervengono e cambiano di minuto in minuto, ma c'è l'attenzione vigile da parte dei comuni, prima interfaccia sul territorio. Certo, sono il presidio fondamentale, anche dal punto di vista sanitario. I comuni hanno avuto, peraltro anche sulla base degli incontri che abbiamo tenuto noi, l'indicazione di attivare in maniera pressante la medicina di base, quindi i medici di famiglia, che devono essere, sono il presidio fondamentale in rapporto anche alle amministrazioni civiche. Noi abbiamo collaborato nelle due riunioni della prefettura di Potenza e quella di Matera nella giornata di ieri a definire anche un protocollo generale che in verità è già presente formalmente nel sistema sanitario, ma deve essere ben digerito e oltre a essere diffuso in maniera tale che tutti gli addetti ai lavori
ne abbiano contezza e siano in grado di ragionare esattamente sulla base delle indicazioni che sono venute. L'altro tema è quello che non possiamo abbandonarci a iniziative singole, diciamo isolate, perché il virus non guarda in faccia i confini e questo comporta il fatto che devono essere tutte decisioni che riguardano almeno l'intero territorio nazionale. Quindi ci aspettiamo che le indicazioni anche precise da parte delle autorità nazionali, in modo tale che i comuni possano conseguentemente attivarsi in maniera coerente. Ci sono dei momenti di incontro, di confronto formali con tutti quanti i sindaci del territorio già convocati? Sì, abbiamo per giovedì, abbiamo convocato una riunione del direttivo, del consiglio direttivo dell'ANCI regionale, con i coordinatori delle aree territoriali, con i coordinatori dei settori, allargato anche ai componenti del consiglio nazionale, che tra l'altro per questa occasione sono anche abbastanza numerosi. L'ho concordato naturalmente con i due vicepresidenti, uno dei due vicepresidenti è il sindaco della città capoluogo di regione di Potenza, in maniera che l'ANCI, diciamo, si presenta in maniera compatta, oltre che composta, perché dobbiamo sapere che in questo momento siamo noi che dobbiamo dare ai cittadini il massimo di tranquillità, non dobbiamo diffondere informazioni che poi rischiano di diventare qualche volta più severe dello stesso problema che il coronavirus. Quindi siamo molto attenti anche a comunicare. Purtroppo abbiamo visto che l'era della comunicazione globale ci espone a rischi enormi. Per esempio, si è diffuso questa mattina la notizia che la Presidenza del Consiglio dei Ministri avesse chiuso addirittura le scuole, avesse ordinato di chiudere le scuole. È una notizia falsa, le scuole sono regolarmente aperte, quindi domani si va a scuola, oggi si festeggia il carnevale, naturalmente con qualche limitazione, ma insomma cerchiamo di tenere la calma e di comportarci in modo tale da non creare più danni di quello che crea il virus.